Con il taglio del nastro e la consegna delle chiavi agli assegnatari dell'alloggi sono state inaugurate le due nuove palazzine dell'Ater nel quartiere San Giuseppe in pieno centro storico ad Ortona. Il nuovo complesso sorge su un'area dove insistevano due fatiscenti palazzine popolari con gravi problemi di staticità. Le nuove case assieme alla nuova piazza San Giuseppe e alle opere di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale sono comprese nel contratto di quartiere tra Comune di Ortona e Ater e sono costate 3,2 milioni di euro, soldi provenienti da alcune alienazioni di case popolari. Anche l'intervento di realizzazione, i tempi concordati con la ditta che si è aggiudicata l'appalto sono stati ampiamente rispettati. Questa è una struttura che ha visto la luce all'incirca con 2 anni di lavoro. 18 in totale gli alloggi disponibili, 15 dei quali già assegnati ai legittimi proprietari dal Comune di Ortona, mentre per gli altri a breve si aprirà un bando pubblico. Il piano terreno è stato destinato alle attività commerciali con buona parte degli spazi già occupati dalla Cassa di Risparmio di Chieti. Il complesso, destinato a ridare un aspetto decoroso al quartiere San Giuseppe, ha anche alcuni elementi innovativi legati alla ecocompatibilità. Impianto termico a pavimento, caldaie a condensazione, fotovoltaico ed una parete ventilata abbasseranno notevolmente il fabbisogno energetico di ogni singola unità abitativa, tutto vantaggio della vivibilità. Oggi è un giorno speciale per la mia città, per gli ortonesi, perché dopo tanti anni di degrado di queste palazzine in pieno centro storico, tra l'altro, finalmente ecco un appuntamento importante per ridare un progetto anche di vivibilità a questa nostra città. È il primo dei tanti, diciamo così, esempi di buona riqualificazione del centro urbano, spero che ce ne siano degli altri, e con l'Ater diciamo, il Comune avrà sempre a che fare in senso positivo. Edifici tra l'altro che strizzano l'occhio all'ambiente. Certamente, perché ormai non si può più prescindere dal discorso della ecosostenibilità o della ecovivibilità, e con l'Ater già da tempo abbiamo avviato anche questo percorso.